una schiacciata, non l'hai mangiato. Sono qua, sono qua. Allarghiamoci. Siete pronti? No, allarghiamo. Per farti entrare. Iniziate, dai. Dottor Gratteri, ha detto che questa operazione evidenzia ancora una volta che non bisogna sottovalutare la presenza della 'ndrangheta anche nei piccoli, piccolissimi centri. Eh sì, perché dove non si va si pensa che sia sempre un'isola felice, che non c'è nulla. Nelle realtà dal 2015 noi stiamo lavorando su questi piccoli paesi, come diceva il colonnello, Cerniera, tra la provincia di Catanzaro e di Crotone. Nelle realtà abbiamo visto una effervescenza sul piano mafioso in questi comuni. Intanto, iniziando a parlare, ci sono stati diversi omicidi in questo territorio, uno dei quali lo abbiamo scoperto nel 2015 del macellaio rosso, avvenuto nell'aprile 2015. Da lì l'aspirante collaboratore di giustizia Monti, che poi si è pentito di essersi pentito grazie al lavoro ai fianchi fattogli dalla moglie. Partendo da lì siamo riusciti a ricostruire una, secondo l'imputazione ovviamente, ricostruire una situazione di inquista mafiosa, una situazione di inquista tra i più stupefacenti, apportando quindi questa notte all'arresto di 52 presunti innocenti, arrestati anche in Piemonte, Lombardia, in Umbria. Perché appunto questi soggetti arrestati lì stanotte erano proiezioni di queste organizzazioni criminali nel nord Italia. Anche in questo caso contestate infiltrazioni nelle amministrazioni. Anche in questi casi un voto di scambio politico. Sì, anche in questo caso noi abbiamo visto come nel comune di Cervia abbiamo fatto delle imputazioni, delle contestazioni anche per voto di scambio e anche quindi come nella infiltrazione in modo significativo dell'andrangheta in questa pubblica amministrazione. Ecco, dottore Capomonda, un gruppo.